una sedia, quella lì è sana, quella è sana. Vai. Ma vabbè, io fino a questo. Ce la fai, vai, vai. Vai, sali, sali sopra, sali. Ah, devo salire. In piedi, vai, così, via. Abbassa il vestito, abbassa. Abbassalo! E vai! Ok, non va nell'acqua, vai, abbassalo ancora! Brava, così, guarda lì! Vai! Dammo il bouquet! Sposo, vieni qua, sposo! Girati, guarda lì tu! Vai, sposo! Bellissima, non ti muovere, quanto sei stupenda! Sei magnifica! Sì! Bella, 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 bella! Sì! Pronto? Chi è? Come? Io ti sto venendo. Va bene. Ciao. Saluto mia mamma e da. Ciao. Ma sta un portagioielli, può darsi che sta là dentro, scusa. Allora, togliete questo, mettetelo più qua, questo lupo deve andare laggiù. Voglio però vai da muovere, tengo pochi spazi, piano, vai, via. Sì, un poco d'acqua. Prendete fondo nero, vai, fondo nero, vai, via. No, già lo allora, sì, no. Io ho due persone che mi interessano, il resto è tutto optional, va bene? Allora se io devo vedere che uno mi va a dire tu fai così, allora facciamo Ciccio comanda Cocco, Cocco comanda Ciccio. Prendi la sposa, falla salire da sopra, vai, vai. Bene. Sì, non deve sembrare che lei sta sul marmo. Quando una persona è bella e automaticamente il vestito è bello, non è il caso di mettere sfondi, fondi e cose. O bianco o nero. Va bene? Ti devi girare e inginocchiare. Mettiti in ginocchio qua sopra. Vedi? Su qua. E vai più dentro. Entra. Entra, entra. Entra. Vai, mettiti di profilo. Vai, diritta con le spalle. Via. Ecco, mi serve questo lato qui, lo devi stendere quanto più è possibile. Sì. Bella. Muoviti, eh. Aspetta. Vai. Via. Aspetta, eh. Sì. Vai. Vai. Gira il viso, gira. Ecco, e chinati un poco, hai capito, davanti. Ecco, brava, brava, così. Ecco, il labbro, via. Sì. Mi devi fare una cortesia, mi devi prendere questo specchio. Vai, tu non ti muovere a capo. No, non toglierlo il velo, un attimo solo. Vai, prendi quello specchio, andate vicino. Vai, giralo, giralo, ok? Giralo verso di lei. E così, benissimo, sì, così, dagli la luce, via. Ci sono questi paramenti, diciamo, questi ambienti creati all'istante, proprio perché, io dico sempre il fatto del posato, perché la cosa più bella, sai qual è? È nascondere la sfarrataggine che possa esistere dietro a delle immagini, capisci? Allora è importante, perché se noi vogliamo fare, per esempio, una bella immagine, poi vediamo ste palazzine, sai, il quartiere un po' mal ridotto, noi automaticamente, lei conserva un ricordo naturale, non è il caso. Se vuoi una foto di come sei, costa 10 dollari. Se vuoi una fotografia di come vorresti essere, logicamente costa 30 dollari. No, ma non mi piace così, deve stare più... Più alto. No, è più... Più alto. Un attimo solo. Guardami così. Ecco. Sì, così. Ferma. Voi dategli il bouquet in mano però dopo. Ecco, così, benissimo, sì. Vai, brava, così. Ferma, sì, sì, sì. Bella, sì.
Guarda quella luce, vai, guarda quella luce, via. Vai, guarda quella luce. Dammi qua, vai. Mollette dei panni, vai. Mollette dei panni. Ferma, a macchina. Dove va che c'è? Fermo. Sì, gli occhi in alto, vai, gli occhi in alto, via, così. Labbro. Ciao. Con la testa, ciao. La cosa bella, sapete qual è? È quella che logicamente non è la sposa la parte principale del matrimonio, ma è tutto ciò che gira attorno alla sposa, come la nonna per esempio dello sposo, che è un personaggio per me già eduardiano. Bene, ok. Senta, ora non mi fa una fotografia solo a me. Sì. Mi faceva miruccia la capire. Bene, allora toglietevi la torre sposa, mettiti al posto della sposa. Vai, vai. Quando vuole, lo metterla sulla tomba, capito? Guarda, guarda, vedi. Cosa dobbiamo fare con questa foto? Sul cimitero. Benissimo, vedi? Vai avanti. Vai. Ma fra 100 anni. Pronti? Vai. Guarda me, no? E a tutti, vai. Bene, non ti muovere, ferma. Guarda, capito il sbarazzino che è venuto. Ferma, sì. Guarda, sta bello. Non potrei mangiarlo perché c'ho il diabete, ma niente, meglio così. Vai, vai. Via. Taglia, taglia. Ok. Vieni. Posa. Vieni. Guardate qua, guardate qua, dai. Dai, guardate qua, via. Vieni. Vieni. Il primo approccio con la fotografia è stato quando ero ragazzo che mi regalato una Comet e sinceramente cominciai ad appassionarmi alla fotografia da bambino. Dice guarda che vuoi fare, o vai a scuola o vai a lavorare, e diciamo che io dissi no, voglio andare a lavorare, voglio andare a fare il fotografo comunque, e venni in questo studio qua proprio a questo civico. E allora io diciamo che dovevo essere autonomo, nel senso che portare anche qualche cosa a casa, questa è stata la mia, e mi ha portato ancora di più ad avere passione, perché poi posso dire che d'altronde mi sono inventato tante cose, come andare nel vicolo e fare le fotografie, addirittura facevo anche le fototessere per strada, nel senso per strada a domicilio, ecco, sempre lavorando qua. E poi quando la sera oppure in fuori orario chiedevo il permesso se potevo stamparmi queste cartoline, queste fototessere e tutto. A Napoli la fotografia ha vissuto anche un periodo proprio di bottega. La bottega ha fatto sempre una fotografia che era sociale, non era una fotografia solamente del matrimonio. Le ricerche le ho fatte sempre,
perché io quando vado a fare il matrimonio mi porto i miei collaboratori, gli scatti più da mettere nell'album e tutto li faccio fare a loro, però quello che mi serve a me è entrare con un altro occhio a parte nel matrimonio, dove io devo fare le fotografie principalmente per me, devo fare i ritratti per me, che poi dopo li faccio visionare, se a loro piacciono li comprano, se non piacciono non fa niente, me li tengo per me. E questo metodo qui mi ha dato la possibilità di avere un archivio non banale. E ho cominciato a vedere che parecchi fotografi, gli reportage si sono interessati al mio lavoro e automaticamente io ho detto perché non posso farlo pure io una ricerca sul mio lavoro stesso. Ho cominciato a fare una ricerca su quello che per esempio i bambini, la famiglia. Ragazzi, io ho fotografie che se noi per esempio pensiamo che prima a Piazza Plebiscito venne un periodo viene messa una fontana, dopo un anno che la fontana non è stata tolta perché fu fatta sbagliata. Questo è documentato come? Attraverso il matrimonio. Via, bacio, via, 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 vai! Girami un po' così, vai, 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 abbracciati, ecco così, vai, 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 fermi, fermi, fermi! Scusa, ma che ne si capisce? Quando faccio per esempio gli esterni, no? Cerco di... parto con un... non so che cosa voglio fare. Parto che non so dove voler andare. Perché questa volta me lo chiedono, ma dove andiamo a fare le foto? Capelli, guarda, capelli, ma non so, capelli, io sono istintivo. Capelli, 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 capelli. Madonna, oh, capelli. Vai, via, vai così, vai. Sei, vai, sei, sei, vai, via, vai, vai, datemi il bacio, bacio, bacio! Ok, andiamo. Adesso ci troviamo in un angolo molto suggestivo di Napoli, diciamo che tutta la costa postfilippina è molto bella, io l'amo molto. Allora noi siamo venuti via mare per fare qualche fotografia un poco suggestiva. Abbiamo andato a divertirci un poco, perché tanto, diciamolo pure, la mia fortuna oggi è quella di avere anche una bella sposa, va bene? Allora mi è tutto più facile. Vedi, attenzione, bene, così, fermi. Ferma, ferma, via, ferma così, ferma. Bella, sì. Girati verso Fabio, alza la testa, vai. Sì, sì. Tu mi devi dare un po' di luce nell'erba. Hai capito? Allora stesso, guarda, da qua e la butti nell'erba. Nell'erba però, ok? Non devi fumare l'erba. Non ti devi fumare l'erba. Gli sposi di ieri io psicologicamente li ho guardati bene, nel senso che sapevo che lei, un poco per il lavoro che fa lei, che fa la parrucchiera, un poco perché logicamente sa di essere abbastanza fotogenica, in quel caso lì l'ho trattata da modella. Poi se è possibile, la matita dove ce l'hai? Sempre ecco, allora prendi un attimo di questo qua che hai preso prima, alza la testa, ecco. Fermo, non ti muovere, fermo. Fermo, sì. Sì, ok, via. Cerco di essere molto vicino alla coppia, cerco di capire chi ho davanti a me e cerco di guardare solamente il lato positivo. Sparo dietro a lui, mamma mia. È un'impresa. Fa fare cose impossibili in pratica. Un buon fotografo, buonissimo, ottimo.
Ma siete pronti per sposarvi? Vedete di crescere presto, eh? Ciao! Ci devo mangiare più viennari, lo facciamo a mattina però. E a sera facciamo pesce però. Resta piccolo, è un grande, vi smonta una casa, vi distrugge un appartamento, però è un resto piccolo. Vieni acca, vieni vicino a me, dammi un momento per il film, Oreste Pipolo per me è il matrimonio. Quanto riguarda il matrimonio è quello più importante a Napoli, quello più bravo a Napoli. Poi fotograficamente è il clou. Camminavo per questa strada oggi per puro caso. Ho incontrato il fotografo Pipolo. Oreste Pipolo è un maestro però un po' troppo estroso. È un Maradona della fotografia! Allora, diciamo, Oreste penso sia un grandissimo fotografo, un grande visionario, quindi un grande artista e un grande filibustiere. Mamma mia, quanto sei bella! Хриплю во сне я, по времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Fare un matrimonio è una cosa stancante più che altro, sapete perché? Perché tu devi fare tutto in una sola giornata, devi essere fotografo di moda, fotoreporter, devi fare tutto. Alla fine tu in 12 ore devi raccontare tutto quello che fai. Per quanto riguarda le fotografie che abbiamo fatto oggi, quella che mi ha colpito di più è stata proprio quella lì dove io sono riuscito a far sì che la sposa stesse in acqua, va bene? Proprio perché è una fotografia che ho sempre tentato di farla, è una fotografia che non sempre la puoi fare. Oreste Pipolo è un grande. Io ho fatto il matrimonio nel lontano 89 e lui venne a farmi delle foto. All'improvviso si spogliò e si buttò a mare. È perché faceva caldo, era luglio. Dopo ritornò al ristorante, prese una tovaglia dalla tavola e si asciugò. Questo è Oreste Pipolo. Parecchia gente che sta a dei matrimoni fa parte del mio passato sempre fotografico, dove io ho fatto per esempio le due generazioni, ecco. Oreste Pipolo è il fotografo per me numero uno a Napoli. Mi ha fatto un matrimonio 4 anni fa, se ne parla ancora. Come avete notato, la sposa di oggi ha dato molto, ecco, diciamo che io posso dire pure che nelle sue fantasie era quella di darsi pure che lei sognava di fare la modella o sognava di posare per un servizio fotografico
E quando tu ti trovi con una giornata del genere, cacci fuori quello che è veramente il suo carattere fotografico, va bene, da modella che voleva fare. Tanto oggi, fra un anno, noi la vedremo a casa, che sarà una casalinga qualunque. Emozioni forti. Messaggi importanti. Proprio il matrimonio è qualcosa che ti può dare i frutti non al momento che ti sposi, ma il dopo, se tu riesci a convivere con quella persona, riesci a convivere con i tuoi figli, e allora vedi che negli anni che passano e quando sarai solo vecchio troverai sempre qualcuno che ti stende la mano. Mi ha chiesto di farti questo regalo, perché ovviamente doveva rimanere indelebile sulla pelle. Già la mia presenza qui questa sera al vostro matrimonio è una cosa che rimarrà a vita, magari fra 50 anni non canterò più, ci tributi a chi lo vuole del nostro matrimonio. La canzone è questa qua, è tutta per te. Tu sei la donna che amo di più, nel mio mondo ci sei solo tu, spero sotto a tu sei. Quando ti cercano il regista, quando ti cerca per esempio lo scrittore, il giornalista, chi per essi sia, ti cerca perché si meravigliano che questa fotografia sterile non è più sterile. Ma alle spalle di questa fotografia sterile c'è qualcuno che ha sensibilità. Fermi, bene, così. No, ma non devi girarti, Antonio, Fabio, ma perché me lo fai girare? Fabio! Poi, vai con le bulle, vai con le bulle, vai! 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 Vieni! Vieni! Sì! Allora, il fotografo di matrimonio è destinato a scomparire proprio? No. Però quasi quasi sta sulla via del tramonto. Bacio! Ma a me spesse volte la domanda che mi fanno, cioè, ma io non vorrei qualcosa che io so fare sul computer, io vorrei una fotografia. Vai, bambino, scostati.